Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai capelli, alla cura dei capelli. È veramente tantissimo tempo che non faccio video del genere e questo in particolare è veramente molto molto richiesto. Spesso ricevo commenti del tipo: Jenny, parlaci dei prodotti per capelli che stai utilizzando, perché abbiamo visto proprio una differenza, eccetera, eccetera. Quindi io quest'estate avevo chiesto su Instagram se poteva interessare un video di questo genere, mi avete detto di sì quasi al 100%, però poi non ho più avuto tempo per filmare questo video tra il matrimonio, una cosa e l'altra, e alla fine mi sono ritrovata adesso a filmarlo. Ho qui davanti a me tutti i prodotti che sto utilizzando in questo periodo e direi di partire subito con il primo prodotto che vi consiglio in assoluto ed è l'olio di cocco. Io qualche anno fa ho fatto un video proprio sull'utilizzo dell'olio di cocco, sui tanti utilizzi dell'olio di cocco, quindi se volete andate a vederlo, e ho mostrato proprio lui, o meglio, non la stessa confezione, cioè non è lo stesso barattolino di anni fa, perché comunque è un prodotto che ha una scadenza, però è sempre questo con questa etichetta, perché io trovo questo. Nel momento in cui ho girato quel video, l'olio di cocco non si trovava con l'estrema facilità con cui si trova adesso, ma io lo trovavo soltanto nei negozi che vendevano prodotti bio o prodotti etnici, mentre adesso veramente si può trovare in tutti i supermercati. Io l'ho visto anche al Carrefour, dove vado sempre io. Comunque, l'olio di cocco come lo utilizzo? Semplicemente come impacco per i miei capelli. Quando vedo che sono particolarmente danneggiati, io ne prendo un po', lo scaldo tra le mie mani per far sì che si sciolga e poi lo vado ad applicare su tutte le lunghezze, ma anche sulla cute. Quando lo applico sulla cute, non sempre perché ingrassa molto, ma lo applico una volta ogni tanto quando mi viene fuori quell'attacco di dermatite allergica. L'ho detto 3000 volte, io soffro di dermatite allergica per diverse allergie che ho e in alcuni periodi dell'anno mi bombarda questa cosa, come ad esempio primavera o autunno. Purtroppo adesso ci sono proprio nel pieno di quel periodo e quindi non soltanto la pelle mi dà problemi, ma anche la cute, soprattutto nella zona qua dietro, quindi pizzica, si formano come delle crosticine, è bruttissimo da dire, però purtroppo io ormai ci sono abituata e quando mi fa diventare particolarmente matta il prurito, io applico l'olio di cocco anche sul cuoio capelluto. Lascio in posa il più possibile, più lo lasciate in posa e più beneficio trarrà sia il cuoio capelluto che poi il capello, e poi vado a risciacquare abbondantemente con tanta acqua. Faccio due shampoo, quindi non applico solo uno shampoo ma due, e poi non applico nemmeno il balsamo perché comunque il mio capello è veramente tanto nutrito, avendo un capello liscio non ho bisogno di districare chissà che cosa, poi anche corto. E appunto vado ad asciugarli normalmente. Gli effetti vi garantisco che sono immediati, si vede subito, il capello è molto più morbido, setoso, luminoso, è tutta un'altra cosa, però io non lo utilizzo così tanto spesso, uno perché sono pigra, però cerco di utilizzarlo almeno una volta al mese per dare un po' di nutrimento ai miei capelli. Poi cosa utilizzo per detergere, quindi per andare a lavare i capelli? Che shampoo utilizzo? Che balsamo utilizzo? Utilizzo due prodotti che mi sono stati inviati a giugno e da quando, o forse era maggio, da quando ho iniziato a provarli non ho più smesso, sono diventati la mia fissazione e utilizzo soltanto loro. Mi sto trovando benissimo e sono shampoo e balsamo di Freshly Cosmetics. Inizio col dire che Freshly Cosmetics è un brand che produce prodotti al 100% naturali, senza schifezze all'interno, quindi senza sostanze tossiche, e trovate sul loro sito sia prodotti per i capelli che prodotti per la pelle, per il corpo, ci sono anche prodotti per bambini, quindi io vi metto qua sotto il link al sito, voi andate a dare un'occhiata. Ve ne ho parlato diverse volte su Instagram perché sono prodotti che mi hanno stupita e mi trovo veramente benissimo. Lo shampoo è questo, la confezione è da 250 ml, questo contiene pompelmo, aloe vera ed è uno shampoo detox che non è testato sugli animali, è vegano, contiene appunto ingredienti al 100% di origine naturale, non contiene parabeni, non contiene solfati, siliconi e petrolati. È uno shampoo detox perché anche bio, non so se l'ho detto, ma è bio comunque. Vabbè. È uno shampoo detox perché serve a far sì che il capello si possa disintossicare appunto dai siliconi, da qualsiasi altra schifezza contenuta negli shampoo che appunto non sono naturali. Io ho sempre utilizzato diversi shampoo, ma non sono mai stata attenta all'INCI.
Quando poi mi è stata proposta questa collaborazione, quindi mi hanno contattato, mi hanno proposto di provare dei prodotti, ho iniziato a provarli e ho visto il cambiamento, però vi dico subito che il cambiamento non c'è stato nell'immediato. Loro, quando vi mandano questi prodotti per capelli, poi ve ne mostro anche altri perché mi sono trovata bene anche con gli altri, però devo fare questa premessa perché è molto importante. Quando vi arriva il pacchettino, all'interno non ci sono soltanto i prodotti, ma c'è anche una sorta di libretto delle istruzioni, una sorta di guida all'uso, perché se siete abituati a utilizzare, come facevo io, shampoo pieni di schifezze, è normale che nel momento in cui si passa ad un prodotto che non contiene più queste schifezze, il capello impazzisce. E quindi io per circa un mesetto, 4-5 settimane, mi sono ritrovata a utilizzare questo shampoo e ad avere i capelli veramente pazzi, quindi mi sembravano secchi, crespi, indisciplinati, elettrici, andavano da qualsiasi parte, non stavano mai al loro posto. Non erano così, tanto per intenderci, belli disciplinati. Dovevo diventare matta per cercare di tenerli al loro posto, quindi cercavo di tirarli con la spazzola, cercavo di piastrarli, eccetera. Ma questa non è una cosa negativa, è una cosa che loro scrivono in questa guida all'uso ed è normale perché il capello si sta disintossicando da siliconi, eccetera. E questa è una cosa che non succede soltanto se utilizzate lo shampoo di Freshly Cosmetics, ma qualsiasi shampoo naturale. Quindi se si passa dai siliconi a un prodotto che non ne ha, è normale che il capello impazzisce e si deve disintossicare. Passato questa prima fase, questo primo periodo di tempo in cui veramente stavo diventando matta, ho iniziato davvero a vedere gli effetti e basta, io non li mollo più, tant'è che li ho anche ripresi. Ho notato subito che innanzitutto il capello mi rimane pulito per più giorni. Io in questo momento sono al terzo giorno, e non ho capelli grassi, non sono unti, posso uscire tranquillamente, non devo per forza fare la coda. Sono anche belli voluminosi, sono molto più voluminosi di prima. Ho sempre avuto i capelli molto molto lisci, quindi piatti, senza volume, senza forma. E io da quando utilizzo questi prodotti invece noto i capelli più, non lo so, più leggeri, quindi più vaporosi, ecco. E l'avete notato anche voi perché me l'avete scritto sia su Instagram che su YouTube, avete notato questo cambiamento? Sono molto luminosi, sono belli morbidi, setosi, lucenti e vi dico che mentre all'inizio dovevo utilizzare tanto balsamo perché appunto li sentivo molto secchi, molto crespi, adesso utilizzo meno balsamo rispetto allo shampoo. Non vi ho ancora detto nulla del balsamo, è un balsamo anticrespo all'olio di cocco e anche lui è pazzesco. A parte il profumo, che veramente entrambi hanno un profumo fantastico, uno di pompelmo e l'altro di cocco e sono buonissimi, però quello che mi piace è che davvero ne devo utilizzare poco e riesco a pettinare tranquillamente i capelli, li sento morbidi, li sento nutriti, non li sento aridi e anche di shampoo io ne utilizzo veramente poco. Io per la mia lunghezza, non sono lunghi, io faccio due pressioni di shampoo e due di balsamo e sono a posto e vi dico che riesco a lavare i capelli una volta alla settimana senza dovermi nascondere, senza dover utilizzare shampoo a secco, senza ritrovarmi con la testa unta. Quindi il cambiamento c'è, si vede, io l'ho notato ed è per questo che vi consiglio di passare a prodotti con un incio un po' più pulito, perché sì, magari all'inizio è un po' traumatica la cosa, però poi il risultato c'è. Veramente io sento i capelli proprio leggeri, li sento diversi, li sento sani. Un altro prodotto che utilizzo insieme a loro è sempre di Freshly Cosmetics, ma questo video non è sponsorizzato da loro, tant'è che poi vi farò vedere anche altri prodotti. È la maschera che è uscita dopo lo shampoo e dopo il balsamo. E questa è una maschera ristoratrice all'olio di argan, macadamia e karité. Questa contiene il 99% di ingredienti di origine naturale. Anche lei non ha parabeni, non ha solfati, non ha siliconi, non ha petrolati, non è testata su animali, è vegana e qui spiega brevemente come si utilizza. La confezione da 150 ml, si applica sul capello bagnato, si lascia in posa tra i 5 e i 10 minuti e poi si va a risciacquare con abbondante acqua e si consiglia di ripetere per più volte in caso di capelli secchi. Tra le altre cose, adesso che mi viene in mente, quando vi arriva la confezione dei prodotti con la guida all'uso, ci sono su un sacco di consigli in base al tipo di capello. Quindi se avete il capello grasso, loro vi danno dei consigli sull'utilizzo di questi prodotti. Se avete il capello normale, idem. Se avete il capello secco, come nel mio caso,
caso vi danno altri consigli. Quindi io l'ho trovato veramente molto utile come cosa, mi sono fatta un po' un'idea del mondo, di questo mondo che prima non conoscevo, quindi è una cosa in più. A me piace sempre informarmi sui prodotti prima di utilizzarli, in questo modo ci sono riuscita. Comunque, tornando alla maschera, io lo utilizzo sia come maschera, come impacco, quindi prima di andare a fare lo shampoo, l'applico però soltanto sulle lunghezze perché è veramente molto, molto, molto nutriente, molto ricca, quindi non l'applico sulle radici, oppure la utilizzo al posto del balsamo. Quando magari non ho tempo, sono di fretta, faccio lo shampoo e l'applico sui capelli bagnati, la lascio in poggia giusto quei 2 minuti, vado a pettinare e risciacquo, quindi la utilizzo come un balsamo e mi trovo veramente benissimo. Anche questa ha un profumo che, ragazzi, che ve lo dico a fare, ha un profumo però esotico che richiama tanto lo shampoo al pompelmo. A me piacciono queste fragranze un po' agrumate, fresche, e che dire, mi trovo bene, appunto. La faccio una volta alla settimana se mi ricordo, se sono brava, se non sono pigra, altrimenti la faccio anche una volta ogni 2 settimane. Però devo dire che da quando utilizzo questi prodotti, o meglio, da quando non utilizzo prodotti che contengono delle schifezze, il mio capello non arriva mai ad essere in condizioni disastrose, quindi non è mai arido, secco, quindi non ha bisogno di nutrimento come ad esempio mi succedeva prima, che mi ritrovo i capelli che, mamma mia, devo fare qualcosa perché sono una cosa impressionante. Un altro prodotto, sempre di Freshly Cosmetics, che vi faccio vedere è questo siero, che è un siero intensivo, anche questo è riparatore e ha lo stesso identico profumo dello shampoo, è buonissimo, è veramente un prodotto che va utilizzato col contagocce, veramente dovete utilizzarlo con parsimonia perché è molto 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 nutriente, però se utilizzato in quantità eccessiva va ad ingrassare il capello. Come lo utilizzo io? Allora, io lo utilizzo o a capello bagnato dopo aver fatto lo shampoo, quindi dopo aver lavato i capelli, prima di asciugarli, tampono un po' i capelli, applico ma giusto una pressione. Qui c'è scritto 2, per la mia lunghezza ne basta una, e lo scaldo tra le dita, lo scaldo con le mani e poi lo vado a massaggiare, pettino, tampono ancora un pochettino con l'asciugamano per togliere l'eccesso e vado ad asciugare i capelli e sono a posto. Oppure come lo utilizzo? Lo utilizzo insieme al balsamo, come consigliano di fare loro nel caso di capelli secchi o molto secchi. Quindi, quando sono sotto la doccia, ho lavato i capelli, vado a fare una sorta di pappetta. Prendo il balsamo, le solite 2 pressioni, prendo il siero, 2 pressioni anche di questo in questo caso, vado a mischiare tutto e vado ad applicare sulle lunghezze, soltanto sulle lunghezze. Lascio un pochettino in posa, pettino, sciacquo e sono a posto. Il risultato è un capello estremamente morbido, setoso, luminoso, nutrito, disciplinato al massimo, tant'è che quando lo utilizzo io non ho bisogno neanche di tirare i capelli con la spazzola, perché solitamente quando li vado ad asciugare prendo il phon, prima do un'asciugatina veloce, quando sono semi asciutti prendo la mia spazzola, quella rotonda, e inizio a tirare in questo modo i capelli. Quando utilizzo questo siero non ho bisogno di farlo perché veramente li disciplina in una maniera incredibile, minimizza le doppie punte e appunto aiuta poi a districare bene il capello. Mi piace veramente tanto, è come se fosse un olio per capelli da applicare prima dell'asciugatura, però ripeto, va usato con parsimonia su chi ha i capelli come i miei, quindi già lisci, già districati, perché altrimenti lo appesantisce un pochettino. Poi altri prodotti che utilizzo, e questo che vi faccio vedere è di Lush e si chiama Super Balm ed è un riparatore di cuoio capelluto. Qui c'è scritto: se la testa prude, scalpita o si desquama, Super Balm è il suo eroe. È una sorta di pappetta, loro lo definiscono come un unguento, che ha un odore terribile, cioè sa proprio di erbe, mi ricorda tantissimo il tonico di Caudalie, ha un odore. E questo è una sorta di unguento calmante. Allora, contiene acido salicilico che spazza via le desquamazioni, olio di cocco che idrata e camomilla blu e lavanda per riequilibrare le questioni di testa. Io questo lo utilizzo quando ho particolari problemi di, come vi dicevo prima, di dermatite allergica, quindi veramente quando la testa prude, quando mi fa impazzire. O utilizzo l'olio di cocco o utilizzo questo. Questo però va utilizzato veramente anche questo col contagocce, ma una punta, perché altrimenti vi ritrovate a dover fare davvero almeno 3 shampoo per togliere questo effetto
unto dal capello, perché è veramente molto molto nutriente. L'olio di cocco è presente in quantità massiccia, quindi sì, aiuta a calmare la testa, però utilizzatelo poco perché altrimenti davvero dovete fare un sacco di shampoo. E i capelli sembrano puliti, in realtà quando andate ad asciugarli vi ritrovate proprio l'effetto olio sul capello ed è bruttissimo, quindi poco. Però io mi trovo veramente molto bene perché davvero calma, davvero lenisce il cuoio capelluto quando è irritato. È un prodotto che aiuta tantissimo in queste condizioni, in queste situazioni. Un altro prodotto che io utilizzo, forse però non ha un inci completamente pulito, e qui aiutatemi voi, perché io utilizzo un'app che si chiama Beautiful, no, Beautiful, ve la scrivo qui da qualche parte, l'ho scaricata e inserisco il nome del prodotto, mi viene fuori l'inci. Questo forse non ha un inci pulitissimo ed è questa maschera di BioCap ed è una maschera appunto nutriente riparatrice con fitocheratina da riso e cerami di vegetali per capelli secchi e sfibrati. Non contiene siliconi, non contiene parabeni e basta. Io la utilizzo anche questa in quantità non troppo esagerate perché è veramente una maschera molto molto nutriente. Quindi la alterno magari a questa di Freshly Cosmetics, però devo dire che prima la utilizzavo molto più spesso prima di provare questa, adesso cerco di utilizzare sempre lei e non so se lo vedete, però io l'ho utilizzata veramente tante volte, però anche questa va utilizzata in quantità minime e dura tantissimo, vedete? Cioè praticamente nuova, eppure io la utilizzo da più o meno luglio. Se non erro da luglio, da quando è uscita, quindi anche questa si utilizza in quantità minime. Comunque, tornando alla maschera di BioCap, adesso la sto utilizzando molto meno, soltanto che mi scoccia lasciare lì un prodotto aperto e quindi devo cercare di finirla, nonostante lo so che non ha un inci completamente pulito, però ripeto, mi scoccia lasciare lì i prodotti iniziati e farli arrivare a scadenza e quindi cercherò di finirla. E un altro prodotto che aiuto è qui davanti a me, che ho appena preso è questo shampoo di Mulac, ve l'ho fatto vedere nell'haul di Mulac. Questo si chiama Clean Berry ed è uno shampoo nutriente intensivo che contiene 10 oli. Contiene olio di argan, olio di mirtillo, olio di moringa, olio di acai, olio di babassu, olio di buriti, olio di passiflora, olio di schiuma di prato, olio di riso e burro di karité. Dopo che ho pubblicato il video haul degli acquisti di Mulac, mi avete detto che non è un prodotto che ha un inci proprio pulitissimo. Sul loro sito c'è scritto sì che contiene il 100% di ingredienti di origine naturale, non contiene parabeni, siliconi. Però ha qualche ingrediente un po' aggressivo dovuto dalla presenza massiccia di questi oli, questo è quanto mi avete detto voi. Non ha un inci completamente pulito, però voglio provare comunque a utilizzarlo e poi vi farò sapere. Se comunque avete dei prodotti da consigliarmi con cui vi siete trovate bene, che vi lasciano il capello come nessun altro prodotto, mi raccomando, consigliatemi qua sotto nei commenti. Ragazzi, questo video è arrivato al termine, questi sono i prodotti che utilizzo per la cura dei miei capelli. Ovviamente lo sapete, io non voglio insegnare niente a nessuno, semplicemente con questo video voglio condividere le mie opinioni sui prodotti che vi ho mostrato. Non sono ancora passata al 100% ai prodotti naturali, ma è comunque un percorso che voglio continuare a portare avanti, è un cambiamento che voglio portare a termine. Mi raccomando, lasciatemi tutti i consigli del caso. Io vi mando un bacione grande, muah, e al prossimo video. Ciao!